Don Matteo 13, ottava puntata. Caterina accusata di omicidio. Don Matteo 13 prosegue e si avvicina sempre di più al finale di stagione. Grazie al doppio appuntamento, infatti, si arriva con maggiore rapidità alla conclusione delle trame che quest'anno hanno visto l'arrivo di Don Massimo. Nel corso dell'ottava puntata di Don Matteo, Caterina viene accusata di omicidio e le tocca difendersi in ogni modo per dimostrare la sua innocenza. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don Matteo 13. Dove eravamo rimasti? Marco e Valentina decidono di interrompere il segreto che avevano deciso di tenere sulla loro relazione. Così, svelano a tutti di stare insieme. La ragazza è al settimo cielo e progetta mille cose da fare insieme a Marco. Quest'ultimo però si rende conto di non riuscire a stare al passo. Così fa presente a Valentina che la differenza d'età tra loro è forse troppo evidente e non possono stare insieme. Anna ascolta gli sfoghi di Marco, ma tutti si chiedono se non abbia un secondo fine. Cecchini intanto si convince di portare sfortuna a chiunque abbia a che fare con lui. Amici e conoscenti gli stanno vicino e provano a rassicurarlo. Lucio torna da Anna e dice di avere una proposta per lei che potrebbe cambiarle la vita. Don Matteo 13, ottava puntata. Caterina nei guai. Durante l'ottava puntata di Don Matteo, Caterina finisce al centro dell'attenzione per un avvenimento molto spiacevole. La donna, infatti, viene accusata di omicidio. Lei è una delle prime sospettate in quanto un fatto di cronaca della sua adolescenza la lega in maniera inevitabile alla vittima dell'aggressione. Con un simile movente, diventa subito Caterina la prima indiziata dell'omicidio. Don Massimo non è affatto convinto di questa ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine e decide di indagare da solo per scoprire la verità. La sua certezza è infatti che Caterina non ha nessun legame con l'accaduto. La donna sostiene di essere innocente e promette a tutti che, in un modo o nell'altro, farà emergere la verità. Don Massimo decide di puntare sul passato di Caterina, certo che possa esserci qualche importante retroscena da utilizzare come prova a sostegno della sua innocenza. Federico, dal canto suo, crede esattamente al contrario. Il giovane è certo che sua madre sia implicata e che sia quindi un'assassina. Per questo motivo, la testardaggine di Federico inizia ad ostacolare le indagini. Allo stesso tempo, il giovane decide di non rivolgere più la parola a Caterina, considerandola una criminale. La donna soffre molto per la situazione che si è venuta a creare. Don Matteo 13, ottava puntata. Natalina intervistata da Gigi Marzullo. Ovviamente, anche in questa ottava puntata viene lasciato spazio a vicende simpatiche e divertenti. In particolar modo, Natalina viene a sapere che una troupe televisiva si recherà in canonica allo scopo di intervistarla. Tutti, infatti, sono rimasti colpiti da lei e dalle cose buone che ha sempre fatto. Successivamente si scopre che a porle delle domande sarà proprio Gigi Marzullo. Natalina è nel panico e ritiene di non essere all'altezza di un'intervista di questo genere. Tutti la supportano e credono che possa farcela. Intanto il colonnello Anceschi fa il suo ritorno a Spoleto, dopo un'altra breve assenza. Dopo essere arrivato in città, l'uomo deve fare i conti con la scoperta della nuova relazione tra Valentina e Marco. Nonostante il periodo di crisi, infatti, i due hanno deciso di andare avanti, come una coppia. Anceschi è interdetto da questa scoperta e non sa come reagire, soprattutto per la differenza d'età, che lo turba molto. Valentina lo sprona ad essere felice per lei. Voi che cosa ne pensate? Credete che l'innocenza di Caterina verrà dimostrata e sarà proprio Don Massimo a risolvere questo caso? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.